Ciao a tutti, sono Stefano Cavalli di Movorama, un network indipendente di cinema, musica, fumetto e arte. La nostra intenzione è quella di realizzare un documentario che racconti la storia unica e incredibile della rivista Splatter. Splatter era molto semplice. Parlare di brevi storie scritte e disegnate da autori italiani su cartaccia e storie selvagge tra l'umorismo e questa idea di violenza molto, molto feroce. Splatter dentro di me, non so per quale strana ragione, lo associavo col cinema. È curiosa questa cosa, ancora adesso quando io penso a Splatter, sì, ho in mente i fumetti, eccetera, eccetera, però per qualche strana ragione per me Splatter trattava di cinema. Ci furono molte reazioni anche serie, ci furono addirittura interrogazioni in Parlamento, il Corriere della Sera pubblicava ogni giorno in prima pagina, questo orrore che sta dilagando, la gioventù viene corrotta, ci furono delle denunce. Il documentario si chiamerà Splatter, la rivista proibita, e grazie a voi sarà possibile realizzare questo documentario e così fare conoscere la storia di Splatter a tutto il mondo.